troppo amore. Tiziano Ferro featuring Carme Consoli con Il Conforto, 4 minuti dopo le ore 11, la seconda parte del nostro Gran Mattino inizia con la rubrica Calo Sirtete. Benvenuto e benvenuto all'ingegnere Giovanni Marino nella nostra mattinata. Benvenuto. Buongiorno, grazie che mi avete ricevuto qui. Siamo con le prove tecniche perché piano piano incominciamo a prendere confidenza con quelle che sono, ecco, le tecniche radiofoniche. Sì. Ecco, nella nostra rubrica parleremo di una patologia molto delicata, la sindrome dello spettro autistico. Sì. Ecco, innanzitutto ringraziamo l'ingegnere Giovanni Marino che è insieme a noi per dare informazione, perché dell'autismo pochi sanno, quindi è fondamentale che ci sia una maggiore sensibilizzazione in modo tale che la comunicazione diventi efficace. Quindi inizieremo subito nel dire che cosa si intende per autismo. Autismo è una forma di disabilità intellettiva e relazionale che può variare da forme lievi fino a forme gravissime che intaccano, come dire, coinvolgono il sistema relazionale, verbale, comportamentale e possono generalmente essere associate a ritardi mentali lievi o anche molto gravi. E le persone con autismo in situazioni di gravità sono per fortuna una minima parte, forse il 20%, il 30% di tutte le persone dello spettro autistico, ma queste persone sono assolutamente dipendenti dall'assistenza e dalla guida di qualcuno H24, perché non sono capaci di essere autosufficienti e di badare a se stessi nemmeno per i bisogni primari. Ecco, nell'autismo non c'è nessuna colpa, non è colpa né della persona, né genitori, né dei vaccini, perché dobbiamo anche sfatare i falsi miti. Si pensa che l'autismo possa essere, ecco, innescato dal vaccino. Quindi, anche perché poi in base alle ricerche ancora non c'è una ricerca nota che evidenzi la causa scatenante. Sì, effettivamente questa è una leggenda metropolitana che per fortuna ormai è superata, però dobbiamo considerare che l'autismo è stato diagnosticato moltissimi decenni fa e con le tecniche e con le conoscenze di allora si attribuiva una causa soprattutto di carattere psicologico. Per esempio la madre non accettava il bimbo in grembo e quindi spesso poi curavano la mamma piuttosto che il bambino. Ma ormai, da tanti anni ormai, è accertato che l'autismo ha una causa genetica, organica in generale, che può essere di carattere ereditario, ma può anche essere indotto da modifiche del DNA per cause esterne, quindi cause ambientali. Certo, non tutti gli autismi sono stati ancora accertati nella loro singolarità, però l'autismo è in generale è stato già accertato che fosse una causa di carattere organica. Poi ci sono molte forme di autismo e alcune delle quali sono sicuramente state diagnosticate, accertate e per loro trovato anche una qualche cura, però la stragrande maggioranza delle persone con autismo ancora è rimasta solo a livello della diagnosi e a livello di interventi educativi, riabilitativi più o meno appropriati a seconda della fortuna che ogni persona ha di essere curata bene o male. Dunque, da questo punto di vista non esistono dei farmaci specifici per guarire dall'autismo, perché non si guarisce. Sì. Purtroppo dall'autismo, con l'autismo si muore, nel senso che non c'è una guarigione, ma invece non esistono farmaci se non quelli presi in prestito dalla psichiatria, soprattutto per quanto riguarda problemi di sonno, problemi comportamentali, che possono funzionare e possono invece anche addirittura avere effetti paradosso, cioè per alcune persone questi farmaci fanno più male che bene, nel senso che esaltano la malattia che si vorrebbe, come dire, curare.
Non esistono cure, però per fortuna esistono metodologie educative e riabilitative che trasformano addirittura una persona assolutamente non autosufficiente con autismo in una persona che è capace di badare a se stesso. Alcuni ragazzi possono riacquistare il linguaggio. Insomma, ci sono molti passi avanti se queste attività vengono svolte precocemente ed in modo intensivo. Quindi le cure riabilitative anche sull'uso delle immagini potrebbe essere una sfida, insistere su questo. Sì, è una delle tante tecniche che rientra in un concetto ampio che si chiama metodo cognitivo-comportamentale. Ecco, poi all'interno di queste metodologie, poi ci sono tante sigle più o meno famose, Teach, ABBA, Denver Model, sono delle sigle che non sono altro che un adattamento di questo più grande concetto di cognitivo-comportamentale, e ogni tecnica è utile se raggiunge lo scopo e se è fatta con una certa metodica che rispetta le conoscenze. Una domanda che adesso vorrei farle è questa, non come presidente della Fondazione Marino, ma come padre. Ecco, lei ha due figli autistici. E la famiglia, cosa si trova davanti e soprattutto cosa può fare? La famiglia può fare poco per quanto riguarda la soluzione del problema, anzi la famiglia stessa poi è un problema, perché una persona, una famiglia che deve, come dire, che si trova davanti a questa nuova patologia di un bambino autistico e si figuri peggio ancora con due bambini autistici, questa famiglia viene stravolta nei loro valori, nel loro equilibrio, nella loro vita sociale e relazionale anche con gli altri, anche rispetto al lavoro, capacità di reddito che diminuisce, la mamma di solito se lavorava non può più farlo. E il padre, se lavorava e era in carriera, si riduce ad avere un posto tanto per vivacchiare perché arriva in ufficio che non ha dormito tutta la notte, quindi manca di efficienza, di elasticità, vengono meno i rapporti umani, non si esce più, si va al cinema, si va in pizzeria, non si esce più, si allentano le amicizie, quindi la famiglia diventa autistica insieme al figlio o ai figli. Proprio perché non ci sono servizi sufficientemente attrezzati che assistano la famiglia per come si dovrebbe. Quindi da questo punto di vista le tecniche riabilitative e anche la vicinanza di strutture come la fondazione, ma come tante altre comunità, può far sì che questo isolamento sociale in cui il bambino si trova possa essere ridotto. Sì, poi dipende dalle fasce d'età, ogni fascia d'età ha un bisogno specifico, però effettivamente se la famiglia e la persona autistica viene sostenuta a secondo dell'età e quindi del servizio appropriato a quell'età, il bambino cresce meglio, cresce in un ambiente educativo perché la famiglia, per quanto si impegna, non può mai essere un ambiente educativo specifico, dico, non educativo in senso ampio, perché la famiglia stessa ha bisogno di essere supportata, quindi la famiglia può fare solo il papà e la mamma, non può fare il terapista. Non è attrezzata, non ha il tempo, non ha probabilmente anche la cultura, perciò serve il sociale, i servizi sociali e i servizi sanitari, insomma i servizi territoriali che sono previsti ma che non sono quasi mai disponibili per la famiglia. Questi servirebbero per rendere una famiglia autonoma, dignitosa e dare una risposta di salute e di riabilitazione ai figli. E a proposito di servizi sociali, lei nel corso di un'audizione della Commissione parlamentare competente, aperta poi alle associazioni di categoria, ha espresso il suo punto di vista sulla legge dell'autismo, una legge che lei ha definito rivoluzionaria. Sì, è vero, la legge dell'autismo è rivoluzionaria essenzialmente per un concetto. Dobbiamo
tenere conto di quali sono le responsabilità governative in termini di salute e quelli che sono invece le responsabilità delle regioni. Qualsiasi legge, qualsiasi norma che parte dal governo centrale diventa soltanto un orientamento per le regioni che poi possono o non possono accoglierla, salvo per una particolare condizione. Questa legge introduce i livelli essenziali per l'autismo e i livelli essenziali non sono una delle tante norme che le regioni nella loro autonomia possono o non possono rispettare, anzi è una condizione essenziale affinché le regioni possano incassare la distribuzione del Fondo Sanitario Nazionale, come avviene per tutte le altre malattie. Perciò questa legge è rivoluzionaria perché impone alle regioni, secondo i contenuti del concetto di quelle che sono poi delineati i livelli essenziali di assistenza per l'autismo, impone questo e essenzialmente poi si traducono in servizi perché, come diceva lei prima, giustamente non ci sono farmaci, non ci sono interventi chirurgici, non ci sono interventi della classica medicina, no? Ma sono soltanto servizi, però imponendo questi servizi le regioni sono costrette quindi ad attrezzarsi ad offrire servizi ambulatoriali, diurni, residenziali e di assistenza anche domiciliare per le persone con autismo e addirittura anche per le loro famiglie. Quindi appunto è stata definita rivoluzionaria proprio per questo, perché agisce sui Sì. diversi, ecco, livelli di. Perché diventa un diritto universale, un diritto esigibile, cioè la differenza tra questa forma di diritto garantito dai livelli essenziali deve essere garantito universalmente, a prescindere se poi l'azienda sanitaria territoriale può avere o non avere il budget sufficiente, anche perché il budget dei servizi previsti dai LEA sono garantiti dal Fondo Sanitario Nazionale, quindi nessuno può dire non ci sono i soldi, perché con questi nuovi LEA, fate conto, nella revisione del budget per i nuovi livelli essenziali, tra cui l'autismo, il Ministero della Salute ha messo sul piatto della disponibilità del Fondo Sanitario Nazionale quasi 1 miliardo di euro in più. Quindi in questo 1 miliardo di euro in più sono compresi tutti le somme che richiedono la realizzazione dei servizi per l'autismo previsti dai livelli essenziali di assistenza. Quindi non è più tollerabile che un'azienda sanitaria, che è un servizio periferico, risponda ad un'esigenza della famiglia dicendo non abbiamo i soldi. Non è vero, i soldi sono compresi tra quei 109 miliardi di euro che è la spesa sanitaria nazionale che ogni anno lo Stato distribuisce alle regioni. Quindi è fondamentale rispettare e far valere i diritti. E a proposito di questo, c'è il diritto all'istruzione. Parliamo del sostegno agli autistici per quanto Sì, riguarda, ecco, il sostegno all'istruzione. beh, come per tutte le persone con disabilità, il diritto all'istruzione delle persone con disabilità in generale e specificatamente per gli alunni con disturbi dello spettro autistico, si parla del diritto all'inclusione scolastica che avviene attraverso dei sostegni. Perché ogni persona con disabilità ha diritto a dei sostegni che possono generalmente essere l'insegnante di sostegno o altro tipo di sostegni. Per le persone con autismo serve un insegnante di sostegno generalmente con rapporto 1-1, ma non è sempre auspicabile. E però l'insegnante di sostegno deve essere una figura professionalmente formata per garantire una continuità all'alunno con autismo, altrimenti il ricambio che noi registriamo, così come oggi la scuola è organizzata, che c'è un insegnante di sostegno che cambia ogni 6 mesi, che è nominato dal dirigente scolastico
con criteri, diciamo, diversi dalla specifica formazione. Quindi arriva un insegnante di sostegno che si prende in carico un alunno con autismo che non sa nulla di autismo e che finché impara, se ha voglia di farlo, impara qualcosa, già lo cambiano, cambia cattedra, torna indietro, riviene un altro e che ricominci sempre da capo. Per fortuna, la legge 107, la cosiddetta legge della buona scuola, per certi versi tanto criticata, prevede specifici provvedimenti di inclusione scolastica per le persone con disabilità, ma questi provvedimenti sono ancora in fase di preparazione perché devono essere specificati dai decreti attuativi che questa legge prevede che vengano fatti. E proprio in questi giorni si stanno, diciamo, discutendo, si sta discutendo tra il Ministero della Salute e le commissioni Camera e Senato competenti quale orientamento sia più idoneo per garantire l'inclusione. E noi speriamo che la spinta e le raccomandazioni delle associazioni delle persone con disabilità possano essere, come dire, prese in seria considerazione dal Ministero per realizzare effettivamente l'inclusione che serve. Quindi una maggiore competenza, una maggiore professionalità e formazione. E vediamo come la Fondazione Marino per l'Autismo Onlus, ecco, bada a tutti questi aspetti molto importanti per la tranquillità e la serenità del bambino autistico, ma soprattutto li rende autonomi con la mensa. Sì. Beh, la Fondazione Marino è una delle pochissime strutture in Italia, non solo in Calabria, specifiche per persone con autismo. Tenete conto che ce ne sono migliaia di persone con autismo ricoverate in istituti, ma questi istituti sono strutture indifferenziate che accolgono persone con autismo e persone con moltissime forme di disabilità e anche di disabilità mentale. E anche di e malati psichiatrici. In un ambiente, diciamo, promiscuo di questo genere, non si può attendere, non ci si può aspettare altro che non una forma di accudimento più o meno efficiente delle persone con autismo. Poi, magari aprendo una parentesi, qualche volta dalle cronache sentiamo quanto le persone con disabilità mentale e autistiche sono maltrattate in alcune strutture. Invece è necessario, e questo ci conforta e i LEA sosterranno ancora di più questa strada intrapresa dalla Fondazione Marino, che le strutture per gli autistici devono essere fatte per loro e che contengono dei principi organizzativi, educativi e di tipo di intervento adatti per le persone con autismo. La Fondazione Marino, dicevo, è una delle prime, è una di queste strutture che grazie alla specificità e alla presa in carico di questi servizi dedicati, per esempio, ha registrato che su 10 ragazzi ospiti della Fondazione Marino, 3 sono capaci di svolgere un lavoro protetto. Quando queste persone da noi hanno mostrato una capacità, diciamo così, di poter fare un salto di qualità, non essere più soggetti, diciamo così, ospiti, soggetti ad attività abilitative, ancora e ancora, avevamo la necessità di trovare per loro una forma di lavoro protetto. Sapete bene, non perché siamo a merito di Porto Salvo, ma non esistono dietro la porta questo tipo di occasioni dovunque ci si trovi. Perciò siamo stati costretti a inventarci una forma di lavoro protetto. E abbiamo pensato che fosse utile alla società, e fosse utile alle persone con autismo, realizzare una mensa per i poveri. Diciamo che l'effetto collaterale di questa mensa è che diamo da mangiare alla povera gente, ma lo scopo principale per cui è nata era quella di offrire l'opportunità di svolgere un'attività lavorativa. Queste persone sono già ormai da più di 2 anni, 2 anni e mezzo circa, che lavorano in questa struttura. Per fortuna,
anche per la capacità delle persone che li assistono, devo dire, riescono anche a mostrare ancora ulteriori potenzialità. E il passaggio successivo, ma non dipende dalla mia personale volontà e non dipende nemmeno dalla disponibilità finanziaria di nessuno, ma il passaggio successivo è quello di offrire loro un'opportunità di vita più indipendente. E c'è allo studio, alla valutazione dell'assessorato della sanità della Regione Calabria, una ipotesi di far realizzare alla Fondazione Marino, ma a tutte le strutture che si vogliono poi impegnare in questo campo, delle case protette dove questi ragazzi andranno a vivere. Sarà una struttura meno costosa per la sanità. È più libera, più autonoma, rende più autonomi queste persone che uscendo di casa, facendo una vita quasi, diciamo così, autonoma, possono andare a lavorare, tornare a casa, accudirsi, farsi il letto, per esempio, eccetera, e uscire a prendere un gelato, quindi fare ancora un successivo salto di qualità verso una integrazione, verso un'autonomia. Per questo però abbiamo bisogno del sostegno dell'ente pubblico, perché la Fondazione Marino è solo un piccolo tassello che ha bisogno di essere sostenuta dagli accreditamenti, e l'accreditamento ora, per fortuna, prevede questa possibilità, e noi abbiamo già fatto domanda all'ente regione che ci dia l'approvazione per questo tipo di servizio ulteriore, ma ancora la regione non è pronta a darci queste risposte. Quando sarà possibile, sono certo che registreremo un ulteriore livello di autonomia di queste persone, e registreremo ancora un ricambio delle persone che vivono in fondazione, no? Perché anche coloro i quali non ce la fanno a uscire dalla fondazione perché non sono capaci, non sono ancora pronti per raggiungere certi livelli di autonomia, però il fatto che si rimescola il mix dei conviventi diventa anche uno stimolo per loro e per quelli che arrivano. Diamo quindi respiro a famiglie che sono in lista di attesa per poter portare il figlio ricoverato presso la struttura, e diamo l'opportunità di emancipazione a quelli che invece sono capaci di uscire dalla struttura. Quindi è un processo, come dire, di accoglienza, di riabilitazione e di inserimento verso una vita indipendente, e per tutto ciò è necessario la disponibilità della Regione per seguirci, come dire, per consentirci di realizzare questo progetto. Adesso è arrivata una telefonata qui in radio. Adesso. Pronto? Pronto? Riproverà la prossima volta. Era timido. Ri ecco. Ecco, riprova ancora una volta e noi, ecco, sentiremo. Chi chiama qui in radio per sapere di più sulla, ecco, sulla tematica dell'autismo. Noi abbiamo fatto un quadro, ecco, generale su quello, generale, ma allo stesso tempo molto specifico sullo spettro autistico. Abbiamo, ecco, parlato, su quello che comunque, è l'autismo, le varie metodologie, riabilitative e soprattutto, parliamo anche dei nuovi progetti per l'autismo 2017. Sì, i nuovi progetti per l'autismo 2017 passano attraverso un'iniziativa di carattere nazionale di cui la Fondazione Marino è socio fondatore e parte attiva, sta nel consiglio di amministrazione di una fondazione che si chiama Fondazione Italiana per l'Autismo, sta in tutte le reti televisive in questi giorni, perché domani ricorre la giornata internazionale della consapevolezza per l'autismo. La Fondazione Italiana lancia un appello di raccolta fondi attraverso SMS solidali, il numero è 45541. Vi prego tutti gli ascoltatori di volere fare una donazione, una telefonata per una donazione di 2 euro.
serviranno a finanziare progetti di ricerca, perché come avrete capito l'autismo è ancora alle fasi iniziali di trattamento. Ci sono progetti di ricerca che già la Fondazione ha esaminato, vagliato e messo sul sito, per cui chiunque può benissimo vedere quali sono i progetti di ricerca che con i fondi verranno poi finanziati. Ecco. Chiede? Pronto, buongiorno. Buongiorno, ecco, dopo un po' di problemi tecnici siamo riusciti a sentire la signora. Come vi chiamate? Buongiorno, io sono Antonella. Buongiorno. Buongiorno. Senta, io volevo semplicemente chiedere all'ingegner Marino, praticamente sicuramente l'autismo darà dei sintomi. Un genitore come può capire che il ragazzino, il bambino ha qualche problema? Sì, sì, si capisce. Guardi, c'è un piccolo opuscolino che forse lo potete scaricare anche dal sito della Fondazione Marino o dal sito dell'ANGSA, www.angsaonlus.it.org, e ci sono alcuni sintomi classici. Il bambino fa giochi ripetitivi, le cosiddette stereotipie, per esempio sfarfallia le mani, per esempio non guarda mai negli occhi, dà l'impressione che non sente. Infatti tutte le persone con autismo, tutte le famiglie, il primo medico che vedono nella loro vita, nella loro, come si dice, trafila di calvario, vedono il fonista, quello per vedere se il bambino sente. Il bambino sente, non è attento, non è isolato, quindi guardate se vi guarda negli occhi, se sviluppa il linguaggio in tempi appropriati, anche se poi dicono ah no, ma è un po' in ritardo, tutti i maschietti per esempio parlano dopo delle femminucce eccetera, però comunque c'è un limite. Se ha un coordinamento motorio, per esempio se da 7-8 mesi sta seduto oppure goffo, non riesce nemmeno a stare seduto, e se fa giochi ripetitivi, se fa gridolini strani che non sono giustificati, questi sono i sintomi che dovrebbero allarmare una mamma, non necessariamente allarmare, voglio dire, ma che devono pensare a una mamma di portare il figlio da un neuropsichiatra infantile per fare una valutazione, che non è detto che sia autismo, voglio dire, però insomma si comincia così. Ci sono in certi casi comunque con l'autismo si può fare prevenzione, ci sono degli screening particolari per una diagnosi precoce? No, purtroppo no, non ci sono, perché dicevamo prima, per esempio il Down per esempio è un difetto cromosomico, uno si fa un'aminocentesi e vede se c'è un nascituro Down, non è così per l'autismo. Perché l'autismo di fatto organicamente si traduce in una disorganizzazione delle connessioni delle sinapsi del cervello, sono problemi di neuroni che non sono collegati bene, e quindi la cattiva organizzazione delle sinapsi produce problemi di comportamento, problemi di autismo, ritardi mentali. Questi non sono diagnosticabili per esempio con un'aminocentesi e non si può fare prevenzione. Si può invece stare attenti all'ereditarietà. Perché è sicuramente un bambino con autismo, una coppia che produce bambini con autismo probabilmente o molto probabilmente nelle loro famiglie, anche lontani, anche diciamo così da più generazioni, ci potrebbe essere stato qualche persona strana, sa, una volta non... È difficile ora diagnosticare l'autismo. Pensi, 50 anni fa o 60 anni fa o meno, c'erano persone con autismo che non sapevano di esserlo e conducevano una vita quasi normale. Quindi dovete stare attenti anche all'aspetto, diciamo, all'albero genealogico della situazione. Voglio dire, non è una regola, perché poi è più un fatto di incrocio tra una coppia che genera un figlio piuttosto che non è un problema di mamma. Io e mia moglie abbiamo avuto due figli con autismo. Se io avessi fatto un figlio con un'altra donna,
non è detto che sarebbe nato autistico, e se mia moglie avesse fatto un figlio con un altro uomo, non è detto che sarebbe nato autistico. È un fatto di combinazioni di geni anche, purtroppo, e questo non, si può verificare solo dopo vivendo, insomma, Cioè, dopo che. mi è capitato di vedere persone che hanno paura di questi ragazzini. Esatto, Nel senso di avvicinarsi, eccetera. cioè io dico, effettivamente c'è pericolo, no, perché no, a me non sembra, però vedere questi ragazzini allontanati dalle persone perché pensano, credono che siano violenti, mi viene il dubbio. È un cane che si morde la coda. Allora, ovviamente. Un po' è un fatto anche di carattere sociale, no? Di discriminazione. È come dire, io vedo un povero che ti cerca l'elemosina, sai, queste persone per strada, storpi che gli mancano le gambe, eccetera, magari pure sporco, non mi dovrebbe fare schifo guardarlo. E la stessa cosa è, non mi deve impaurire a interagire con una persona con autismo. Certo, ci sono persone con autismo aggressive. Ma non un bambino di 10 anni, no, cioè una persona adulta, eccetera, che può avere momenti di aggressività. Però guarda caso, l'aggressività si esalta quando quella persona si sente frustrata. Quindi se lei non ha cura di una persona con autismo, la reazione di quella persona con autismo è manifestare un'aggressività che è l'unica cosa che sa fare per dimostrare un dissenso, per dimostrare una disapprovazione verso il comportamento della persona normale. Ho capito. Quindi è un cane che si morde la coda, però nel 2017 non dobbiamo Non più dovremmo vivere queste pensare. cose. Esatto, Te questo ne è. faccio un'ultima domanda. Quanto un genitore, cioè quanto serve l'accettazione di un genitore? Guardi, come per tutte le malattie, il successo di una malattia. Nell'aiutare il ragazzo, il Sì, bambino. certo, guardi, le dico, in generale, come tutte le malattie si superano con la consapevolezza e con la lotta, no? Cioè uno ha un tumore, per esempio, se si abbatte, sta allettato, muore, se si dà da fare, ha meno possibilità di morire perché reagisce alla cura, reagisce agli stimoli, eccetera. L'autismo è la stessa cosa, se una famiglia scopre di avere un bambino con autistico e si chiude dentro, diventerà autistica la famiglia insieme al suo figlio e troveremo poi a 10-15 anni un adolescente con autismo gravemente disabile, compromesso tanto che non è più, come dire, verosimile aspettarsi Bello. miglioramenti da qualsiasi intervento riabilitativo, mentre se una famiglia ha consapevolezza di un figlio con autismo a 1 anno e mezzo, 2 anni e si dà da fare per inserirlo in ambienti strutturati che gli danno la possibilità di avere una forma, un'educazione, una riabilitazione intensiva e qualificata, questo bambino con autismo anche grave, molto più probabilmente diventerà un adulto meno Meno. dipendente e meno compromesso rispetto alla scelta della famiglia di chiudersi dentro quattro mura. Quindi è una lotta che la famiglia deve avere il coraggio e anche la cultura di saper affrontare, perché poi sull'autismo, come per tutte le malattie ad eziologia ignota, ci sono i venditori, ci sono i commercianti di prodotti, di terapie, Certo. Certo. eccetera, per cui si rischia anche di diventare vittime e di essere spennati letteralmente, depredati, perché quando una mamma sente dire se porti tuo figlio da me, Guarisce. forse guarisce, lei si vende pure la casa, giustamente. Il fatto è che con l'autismo non si guarisce e lei si è venduta la casa e si ritrova senza la casa e con un figlio che ha perso l'opportunità di avere seguito Una vita interventi quantomeno normale. strutturati fatti bene. Quindi è una questione di essere attenti, di essere informati. Per tutto ciò poi adesso con il web, con i siti, ci sono le associazioni, ci sono tante fonti di informazioni. Io penso che è difficile, più difficile rispetto ai miei tempi, rimanere vittime se si è un po' attenti ed aggiornati. Va bene, la ringrazio, è molto gentile. Prego. Ringraziamo la Buona signora giornata. Antonella, una buona A giornata. lei, Anche. buongiorno.
Ecco, i nostri radioascoltatori intervengono nel nostro appuntamento. Carlo Sirte, benvenuto. Stiamo parlando proprio dell'autismo che si avvia alla conclusione. Abbiamo dato veramente dei punti saldi su quello che è la sindrome dello spettro autistico. Ma prima di chiudere, ricordiamo un appuntamento importante. Domani cosa ci sarà? Domani la Fondazione Marino, in collaborazione col Comune di Melito, organizza un concerto sul Corso Garibaldi alle 8:30. Non è il classico convegno dove si parla di autismo, ma è una festa che serve a rappresentare l'autismo. È una festa insieme a centinaia, credo, di migliaia di feste che ci sono in tutta Italia, per celebrare la giornata della consapevolezza dell'autismo, ma per lanciare una campagna di raccolta fondi a favore della Fondazione Italiana per l'Autismo attraverso il numero solidale 45541. Prego tutti gli ascoltatori di volere fare una donazione. Questi soldi servono per la ricerca dell'autismo, sull'autismo. Grazie mille all'ingegnere Giovanni Marino per la Fondazione Marino per l'autismo. È sempre il benvenuto all'interno della nostra programmazione. Grazie a lei. Buongiorno. Noi proseguiamo con la musica. Arriva J-Ax.